Buongiorno a Mario Cordi, buongiorno, Buongiorno. giornalista, scrittore, giornalista singolare, direi di gran qualità di inchiesta, perché oggi sembra il generale in Italia non solo un giornalismo nemmeno di opinione, ma di opinionismo proprio, cioè senza più controllo delle fonti né niente. È stato e responsabile di Radio Liberty, quindi era la radio che parlava in russo ai russi, era la voce dei dissidenti. Prima si era occupato dei Samizdat e ha pubblicato un libro da Gaspari, L'Ucraina, la vetrina e la vetrina delle distorsioni, diario di guerra in poltrona 2022-2023, proprio di lettura del conflitto e di come i media italiani per lo più parlano di questa aggressione della Russia di Putin all'Ucraina. Sì, le chiedo rispetto al libro che conclude, diciamo, il suo lavoro a un anno dalla guerra e quindi a fine febbraio del 2023, i dettagli, le novità nel caso rispetto a questa lettura e anche a come sta andando il conflitto e anche rispetto alle informazioni che circolano, perché ancora una volta se si dovesse sentire la propaganda per i putinisti sembra che si sta sfracellando economicamente l'America e viceversa. Per la propaganda americana pare che non si regga più in piedi l'economia russa. Quali sono le sue considerazioni su questi aspetti? Le lascio la parola. Grazie a lei. Ma, sì, grazie per la domanda. In realtà noto ancora oggi quello che avevo notato una settimana prima, anzi una settimana dopo, subito dopo l'incursione, l'intervento russo in Ucraina. Sembravano e sembrano tutti stanchi della guerra. L'avevo già fatto notare varie volte, oltre a quella prima occasione. Siamo stanchi noi che non la facciamo, figuriamoci poi quelli che sono costretti a subirla. Sono state riposte troppe aspettative sulla controffensiva ucraina, quella iniziata per intenderci a primavera. E chi si aspettava risultati immediati è rimasto ovviamente deluso. La sua necessaria lentezza, questo bisogna capire, che è una lentezza necessaria dovuta a vari fattori, viene sfruttata da certi media per sostenere che è fallita. In realtà dobbiamo constatare che la controffensiva fa progressi in tutte le direzioni del fronte, anche se si tratta di progressi lenti. L'Ucraina si è ripresa la metà dei territori precedentemente conquistati dai russi, e questo l'ha dichiarato recentemente anche il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. E la lentezza si spiega con la vastità del territorio minato dai russi a misura della loro ritirata. Questo territorio che loro hanno minato è risultato essere molto più vasto di quanto si credeva, e ovviamente gli ucraini devono risparmiare le vite dei propri soldati, quindi devono accuratamente sminare prima di procedere. Ultimamente c'è stato un attacco concentrato dei russi ad Avdiivka, che è un nodo logistico importante,
E varie volte sulla stampa, sulla televisione, alla radio è stato ripetuto che i russi stavano per avere successo. In realtà l'attacco molto concentrato è stato respinto proprio in questi giorni, con numerosissime perdite da parte dei russi. Credo l'altro ieri si siano avuti almeno 1.000 morti da parte dei russi. Certo che se l'Occidente avesse fatto di più, con più armi, più efficienti, con rifornimenti tempestivi e magari con anche l'intervento di contingenti addestrati al combattimento, intendo contingenti di singoli paesi NATO, oggi probabilmente sarebbe già finita con la vittoria ucraina. Questo è quello che mi sento di dire a questo punto. Sì, e come trova diciamo, la rete dei media italiani e corre sullo stesso binario quasi di prima, di 6 mesi fa, di 8 mesi fa? C'è qualche Sì, con un... novità? Oppure, se vuole, quali sono le punte di un'informazione che è leale, che è civile, che si attiene all'indagine, che non è semplicemente di una propaganda contro l'altra. bisognerebbe stare un po' più a guardare la stampa internazionale, in modo particolare quella anglofona e in particolare quella della Gran Bretagna, anche la stampa americana, ma generalmente la stampa estera fa dei confronti. Non è che manchino sulla nostra stampa, sui nostri media, anche degli interventi informati, solo che è mischiato. Anche nello stesso, per esempio, nello stesso giornale, a notizie avventate, incomplete, e soprattutto a opinioni di commentatori che esprimono un po' diciamo così, l'umore generale di questa stanchezza, per cui si buttano su qualsiasi minimo indizio che li convinca che il loro desiderio di una trattativa vicina, di una fine vicina, insomma, si stia vedendo all'orizzonte e quindi si buttano anche su notizie magari incomplete oppure anche soltanto su illazioni. Sì, adesso è intervenuta questo attacco di Hamas da una settimana e lei ha pubblicato un post su Facebook che mi interessa perché un po' quella lettura e anche quella che mi trovo a fare, cioè è un po' come se si fosse aperto con tutte le distinzioni che occorrerebbe fare con un'affermazione simile comunque, è come se si fosse aperto un secondo fronte di questa guerra anti-occidentale che è menata dalla Russia di Putin. Io l'ho letta anche questa cosa, perché Sì, comunque mi... hanno e via iraniana, via tutto questo asse, questo mi spiego, l'Iran che ha dato una mano a Putin, l'Iran che è una delle sorgenti assieme al Qatar del finanziamento Hamas, quindi
sembra quasi coordinata. Non so qual è la sua analisi oggi. Mi permetta di tornare un po', alla domanda di prima di procedere. Le voglio fare un esempio di quello che dicevo prima a proposito dei media del nostro paese. C'è stata questa storia del bilancio degli Stati Uniti che non è passato. Allora, io ho lavorato per un'organizzazione americana, appunto Radio Liberty, che dipendeva annualmente dal bilancio. E mi ricordo che il bilancio degli Stati Uniti quasi ogni anno non veniva approvato nei tempi previsti, cioè verso la fine di ottobre. E si passava in amministrazione straordinaria, fino a quando poi verso gennaio, il bilancio veniva approvato. Quindi è una cosa abbastanza normale. Ecco, questa storia è stata montata perché c'è stata una risoluzione di bilancio temporaneo che non prevedeva i finanziamenti all'Ucraina. È stata montata in modo, direi, assolutamente infondato, mentre è una cosa del tutto normale. E si sapeva già in anticipo che comunque ci sarebbe stata una risoluzione successivamente sul finanziamento degli armamenti, che c'è stata regolarmente la settimana scorsa. Ecco. Volevo solo farle questo esempio. Adesso passiamo all'argomento molto importante che lei adesso solleva. Ha perfettamente ragione. Sembrano due fronti della stessa guerra e si stanno delineando gli schieramenti, che delineando è per modo di dire, perché questi schieramenti esistevano anche precedentemente, cioè sono la Russia, l'Iran, che alla Russia fornisce i droni per la guerra contro l'Ucraina, con sullo sfondo la Corea del Nord, e poi abbiamo la Cina che gioca un ruolo un po' sorrione, diciamo così, perché la Cina ha molti interessi a mettere le mani sui giacimenti, risorse naturali russe. Tra l'altro, la Cina ha dichiarato il porto di Vladivostok come porto interno della Cina, una notizia che è passata quasi inosservata. I russi hanno anche fatto finta di niente, cioè un porto sul territorio della Russia dichiarato porto interno della Cina. Ecco, la Cina cosa farà? Starà lì dietro, apparentemente appoggiando la Russia, appoggiando quest'asse Russia-Iran e facendo anche altri giochetti a livello internazionale con l'unica intenzione di riuscire a mettere, indebolire la Russia e mettere le mani per quanto possibile su quel paese. È un discorso molto lungo che interrompo qua, perché quello che è successo in questo momento in Israele effettivamente è molto importante. C'è qualche incognita, cioè noi non sappiamo ancora effettivamente che cosa faranno Arabia Saudita, che è tradizionalmente avversaria dell'Iran, sciiti, sunniti, cosa faranno gli Emirati, stesso problema, la Giordania e anche, devo dire, l'Egitto, cioè a quale schieramento si uniranno. Questa è una grande incognita. Un'altra incognita è la Turchia, anche se è membro della NATO e teoricamente dovrebbe stare dalla parte dei paesi NATO. Quindi questo schieramento riflette una storia del passato, cioè si tratta di una guerra tra il mondo governato dai dittatori, con quelle incognite che ho già menzionato, e il mondo libero. Putin
In questo momento sta facendo il solito gioco che fa molto spesso la Russia. Io non ho eccessivi dubbi che dietro a Hamas, oltre all'Iran, ci sia anche la Russia, che la Russia fosse informata di quello che stava per accadere. Qual è il gioco? Adesso Putin sta annunciando a tutto il mondo che vuole fare da pace, cioè il ricatto che si sta profilando è questo: io cercherò di fermare Hamas ed eventualmente l'Iran, ma voi smettete di mandare armi all'Ucraina. Questa è un'anticipazione che io sto facendo adesso, ma che ritengo molto probabile. Sì, sì, le chiedo ancora rispetto, forse quasi torno alla prima domanda, rispetto al giornalismo italiano, com'è che potrebbe avvenire una svolta? Cioè, anche qui bisognerebbe, come dire, partire da lontano, no? In un recente dibattito lei è intervenuto sulla questione anche della formazione del giornalismo italiano. Qua non è, e tra l'altro Anna Zafesova ha proposto, giornalista della Stampa, ha proposto il suo libro come un manuale da studiare nelle scuole di giornalismo italiano, e io dico anche non solo, tra l'altro, come occasione. E cioè, come dire, è per servilismo semplicemente, allora non c'è scuola che tenga, o c'è anche, come dire, una forma mentis che si cerca di produrre questo tipo di giornalismo, che non è di inchiesta, che non è di informazione, che c'è, che insomma potrebbe farlo chiunque, come pare che risulti la politica partitica italiana, no? Degli ultimi 10 anni. Cioè, chiunque sembra, chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti, chiunque può andare in Parlamento. C'erano le scuole di partiti, c'era una formazione, cioè, è così per il giornalismo. Ma che cosa si insegna alle scuole di giornalismo? Perché sembrerebbe che non servono a niente, servono solo a stare in una cartella di 1500 battute. Non lo so, perché non è veramente, come dire, non so come chiamarlo, un giornalismo da un spettacolo, quello che stiamo, col quale ci confrontiamo. Guardi, è un discorso che ci porterebbe troppo lontano e forse non è il caso, anche perché sarebbe molto difficile da spiegare. Non credo che sia il caso qui di stare a entrare troppo nei particolari. Lei già l'ha descritto. Se si parla del giornalismo elettronico, quello televisivo, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, si cerca di fare spettacolo. Sono cose che accadono sullo schermo anche nei programmi considerati più seri, per esempio quello della Gruber sulla 7. A cosa assistiamo continuamente? Assistiamo a gente che urla, gente che si parla addosso, addirittura i moderatori di questi programmi sembrano divertirsi quando gli ospiti gridano l'uno contro l'altro, no? E cose di... Cioè, a loro sembra che questo faccia spettacolo e che alla gente piaccia. Il giornalismo l'ho imparato all'estero, non l'ho imparato in Italia. E c'erano,
ci venivano, vengono impartite le basi che dovrebbero essere impartite anche nel nostro paese. Insomma, sono questioni di abecedario del giornalismo, no? Di tenere presente tutte le circostanze di una storia prima di mettersi a scriverla, il chi, il come, il dove, il quando, no? E così via, che sono i vecchi, gli antichi loci argumentorum dei latini, mantenuti anche nel Medioevo, addirittura. Ecco, tutte queste cose, questi fondamentali, sembrano mancare nel nostro paese. Leggiamo degli articoli in cui il giornalista che espone una notizia non si vergogna di dire che si tratta di una voce, cioè si parla di voce, si diffondono pettegolezzi e non ci si vergogna di dirlo apertamente. Si ricorre molto spesso alle intercettazioni, cosa quasi da escludere in paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti. Non vedrà mai che si parli di intercettazioni, a meno di casi del tutto eccezionali. Non ci sono mai i soldi nelle redazioni giornalistiche per un vero giornalismo investigativo, perché ci vogliono delle squadre, ci vogliono tempi lunghissimi. Invece qui non danno mai tempo al giornalista di indagare su un argomento, vogliono che scriva subito. Il paradosso qual è? È che nel nostro paese è difficile accedere alla professione giornalistica. In nessun paese democratico lei troverà un albo dei giornalisti. In nessun paese democratico lei troverà l'obbligo di un esame di Stato per diventare giornalista. Anzi, questo sarebbe ritenuto scandaloso, che un giornalista debba fare un esame di Stato per essere abilitato alla professione. Ecco, a quanto alla situazione che lei e che io abbiamo descritto insieme, c'è anche questa situazione paradossale per cui per accedere è difficile, bisogna superare un esame che tra l'altro qualcuno mi dice sia anche difficile. Allora, come mai abbiamo un giornalismo di così bassa lega? Credo che abbiamo a che fare semplicemente con una corporazione chiusa, di stampo non dico medievale, ma addirittura fascista. Come in Italia abbiamo moltissime altre corporazioni, quella dei notai, quella dei tassisti, quella. Beh, insomma, adesso non stiamo qui, a fare l'elenco. E qui rimango sempre molto perplesso di fronte a una situazione per cui diventare giornalista è difficilissimo, ma una volta che lo sei diventato, poi i fondamentali del giornalismo e le regole basilari del giornalismo non vengono mai rispettate, o quasi mai rispettate. Mi fermo qui perché non saprei cos'altro dire. Guarda. La ringrazio per l'intervista, per la sua chiarezza e auspico che ci sia un'occasione per altre interviste, per altri incontri, anche perché appunto la realtà ci sta dando molto filo da torcere, insomma. Grazie infinite ancora, signor Marco. Grazie a lei, grazie a lei.